Grazie Maurizio Ilaria per essere venuti qua. Grazie a te. Ci mancherebbe. Sono felice perché, come dicevo prima a te, è un po' una provocazione, però fondamentalmente la verità, ho intervistato più persone, atleti che vengono dal sud Sardegna che dal nord. Vabbè, quindi grazie per essere venuti, grazie per essere stati, fatto un bel viaggio per venire qua per fare questa intervista. La prima domanda è una domanda classica che faccio a tutti i ballerini. Come avete iniziato a ballare? Potete rispondere assieme o singolarmente, vedete voi. Allora, io ho iniziato quando avevo 5 anni, facevo balletti di gruppo con i miei primi insegnanti che erano Massimo Graziella di Oristano. Poi quello che era una passione di tantata, attualmente il mio lavoro è la mia passione proprio a tutti gli effetti a 360 gradi, ho approfondito anche con tanti anni di danza classica e danza moderna. E poi successivamente ho conosciuto la scuola di Massimo e Delvi e quindi mi sono trasferita da loro e così è iniziato il tutto. Certo. Tu uguale? Io uguale, ho iniziato anch'io, avevo 5 anni. Cioè, un po' di 20 anni fa. Eh? 20 anni fa. Non iniziamo con le battute. Sull'età, solo perché tu sei più giovane. Ce lo rifacerò. Sì, ho iniziato a 5 anni su richiesta mia della scuola di paese, le classiche scuole che abbiamo più o meno tutti. Certo. Ho iniziato lì sino ai 10-11 anni, poi la scuola si è interrotta per ovvie ragioni, perché poi capiamo bene che appena i bambini o comunque i ragazzini crescono, i numeri scendono. Certo. E quindi ho seguito i miei insegnanti a Pirri e non mi sono mai più... Da lì ho proseguito, ho fatto giusto un anno di pausa verso i 12-13 anni, però per il resto poi ho sempre proseguito, non ho neanche mai cambiato insegnanti, almeno del vero. Ho iniziato con Angelo e Teresa, i genitori di Elvia Martis. Sì, Elvia era giovane, erano tutti molto più piccoli. Certo. E poi ho proseguito, poi successivamente anche con Massi, eccetera. Non ho capito. E tu hai iniziato subito con le danze di coppia oppure... Io ho iniziato subito con le danze di coppia e facevo 10 balli. Facevo danze standard latinoamericano sino ai... Non il liscio, tra l'altro. Sino ai 11 anni. Quando poi c'è stato il cambio, il passaggio, sono andato a Cagliari, eccetera. Ho proseguito solo con le discipline latinoamericane. Anche perché poi era... più difficile anche trovare una bambina all'epoca con cui fare due discipline diverse. Però prima funzionava forse di più, funzionava, 10 bande. Funzionava molto di più perché c'era comunque anche solo quello, nel senso che non avevamo possibilità di scegliere anche altre discipline, piuttosto che un coreografico, piuttosto che c'erano anche, qualcosa c'era di coreografico, ma era... Sì, era molto meno rispetto adesso, io l'ho fatto... Era una minima parte. Amatoriale. Sì, e poi erano definiti proprio davvero vari di gruppo, perché alla fine facevamo quello. Ok, aspetta, il fare 10 balli e più magari anche liscio, ti ha aiutato nel latinoamericano oppure è stato solamente qualcosa che ti ha bloccato? No, bloccato assolutamente no. Dire che mi abbia aiutato è un parolone, perché... iniziando così piccolo e smettendo con le danze standard così piccolo, dire che mi abbia aiutato, no. Però sicuramente ho magari scelto con esattezza qual era la disciplina che per me caratterialmente mi poteva rispecchiare di più tra le due. A te è dispiaciuto non provare? No, io le ho fatte. Le ho fatte? Delle gare, sì. Io a 15 anni ho iniziato sia con le danze standard che con le danze latinoamericane. Ho iniziato tardi io con il ballo, avevo circa 14-15 anni. No, a me piacevano un sacco, mi piacciono tuttora tantissimo. Poi vabbè, io vengo dalla danza classica, si può dire, quindi l'impostazione è un po' quella. Quindi le danze standard riprendevano quel mio modus operandi, però poi... A me è sempre dispiaciuto non averle provate invece. No, sono molto... Cioè, non ho avuto mai modo di provarle, però devo essere anche sincero, non ci ho mai pensato. Sono, è una disciplina molto bella anche da vedere, fatte bene, sono bellissime, sono altrettanto spettacolari. Poi magari da grande le apprezzi anche un po' più. Certo. Da ragazzini, come il discorso del latino, vedi solo quello, quando vedevamo le gare
magari le danze standard alle coppie o ti spostavi o magari non guardavi ci vedi. Okay. È vero, e voi ballate insieme da? Noi abbiamo iniziato ottobre 2017. Ottobre 2017. Prima gara è stata a Merano, una grande match molto. Merano. Sì. Bella Merano. Bellissima. Merano è bellissima. Sì. Poi con i mercatini di Natale. Sì. Certo. Merano è da vedere. Tra i viaggi più belli da fare a Milano. No? Perché avremo avuto l'occasione qui di partire a Milano. Ciclicamente, quindi sì, è veramente bello. Certo. E prima di ballare assieme, cosa avete fatto? Tu mi hai detto che hai fatto comunque iniziato più tardi a fare danza standard. Hai continuato poi o hai fatto solo latino? No, poi ho smesso di fare danza standard perché comunque anche a livello economico era una doppia spesa. Doppia spesa, certo. Oltretutto io ho altre due sorelle e quindi mamma mia va detto insomma, tagliamo decide. Un attimo i fondi, cerca di decidere. Certo. E quindi a malincuore la verità io ho dovuto interrompere e poi ho cambiato forse due ballerini da che faccio ballet di coppia, ma ora è il terzo, giusto? Sì, il terzo. È una dilettante. Sì, io ho un elenco abbastanza difficile. Inizia a tirarla fuori, vai. No, meglio lasciarla nel cassetto dove è. No, il terzo, eh. Certo. Sì, l'ottobre 2017. Ottobre 2017. Siamo qua. Buono, buono. Io avevo 20, 21 anni. Sì. No, adesso perché devi specificare? No, adesso vogliamo sapere. Fateci sapere la differenza. Vabbè, io nel 2017 avevo 4 anni in meno rispetto a quelli che oggi, quindi. Anche io. 3 anni in meno. Quindi ci siamo capiti. Poi io e tu più o meno abbiamo la stessa età. Questo lo devi dire? No, sbagliare. Io non faccio più dicembre. Allora non abbiamo più o meno. Se vabbè più o meno. No, sono quanto hai tu? Io ho 32 anni. Sei da 99? Del 90, tutto il 90 faccio a luglio. Sono proprio una pischella dilettante, sì, lo ripeto. Tu sei invece? Del 95, 26 anni, quasi 27 però, che sono inizio. Vabbè, ci teneva a dirlo. Dai, sto raggiungendo la maturità della primatura. Ok, poi un'altra cosa che volevo chiedervi è, voi non... Mi dicevi prima che non abitate nello stesso paese, quindi tu ti sposti sì. per andare da lui. E quanto ti pesa? Ti pesa nel senso, per carità, non ti pesa andare, però capisco che comunque fare un viaggio non è... Quanto mi pesa? Allora, tanto, devo essere onesta, mi pesa tanto, perché comunque è faticoso, significa perdere tempo, è il tempo prezioso certo. Per tutti. Dopo un po' però subentra l'abitudine, quindi per me ormai andare a Cagliari non è più pesante, nel senso che lo faccio da 10 anni e quindi va bene. Dopo, adesso che vabbè, è subentrata la pandemia e quindi abbiamo ridotto tantissimo questa abitudine, l'abbiamo come se si fosse proprio spezzata, adesso lo stavo proprio raccontando a lui, ripartire per esempio scendere ogni giorno a Cagliari è davvero pesante. Quindi per fare per esempio l'assoluto, il campionato del mondo, cioè ci siamo allenati tanto e quindi riprendere la routine è stato faticosissimo, però poi alla fine ne vale sempre la pena. Quindi, certo, certo. Come ti dicevo anche prima, ci sono tante persone che viaggiano, quindi un po' ti metti l'anima in pace. Se vuoi fare questo. Sì, assolutamente, ma io fare. Credo sia essenziale un po' in tutti i lavori, nel senso se pensi di trovare il lavoro, quello che ti piace a fianco a casa, ti devi anche accontentare parecchio. Se invece vuoi un attimino uscire anche dalla tua comfort zone, ti devi spostare. E quindi così è stato. Quindi sì, mi pesa, però poi è tutto bilanciato, credo. Quanto è stato difficile trovare una ballerina per te? Una ballerina magari con... cioè, una ballerina magari è un po' più... esatto, una ballerina un po' più semplice, diciamo, adesso magari no, però... viene meglio trovarla, però con la tua stessa idea, voglia e volontà? Questa è una bella domanda, perché il percorso che ho avuto non è stato lineare, da che io ho avuto due ballerine a lungo termine, sino a 20 anni più o meno, sino ai 20 anni ho ballato con la stessa bambina, sino agli 15, come dicevo prima, poi dopo ho ballicchiato con qualcuna, ma non ho neanche gareggiato, ho fatto proprio pochissimo. E poi ho conosciuto Francesca,
e abbiamo ballato per parecchio tempo, sino al 2007-2008 forse, 2007, perdona. Da lì è iniziato un po', mi viene da dire il declino, ok? Perché poi cambiare partner si paga, cambiare ballerina si paga, o cambiare ballerino. Certo. Si paga ad un costo di tempo, non ha un costo economico, perché i soldi non ne vengono, il tempo poi non torna. E quindi a oggi ti dico, è stato faticoso perché nel lasso di tempo che è passato tra quegli anni e i successivi ho avuto varie esperienze, per carità, positive, certo. Mi hanno aperto a anche altre realtà estere, oltre a quella italiana, oltre a quella sarda. Però poi dopo, facendo un progetto e un discorso a lungo termine, questa è una cosa che si paga tanto. E devo tanto anche al supporto dei miei maestri, perché io non volevo ballare con lei, ok? Però no, siccome... è stato un affronto. Sì, non volevo... Era sincero. Sì. No, no, questo è sempre risaputo e riconosciuto. Io non volevo ballare con lei, anche perché non tanto a livello di ballo, proprio perché a livello di carattere abbiamo due caratteri abbastanza importanti tutti e due, quindi sapevo già che, memoria delle esperienze precedenti, avevo paura di incombere in un ennesimo errore caratteriale, ok? E non peraltro, il primo periodo che io e lei abbiamo ballato insieme è stato difficilissimo. Io poi l'ho messa tanto alla prova a livello caratteriale, non mi riferisco a un discorso di ballo, l'ho messa tanto alla prova, pur riconoscendo i miei errori, perché sono stati effettivamente degli errori, e lei è stata una santa. Devo riconoscere che lei è stata una, sì, giusto, una santa. Sì, 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 no, scherzo, ho riconosciuto, alzo le mani, quindi è stato difficile accettarlo, perché mentre gli insegnanti avevano già riconosciuto in lei una ragazza con una mente, con un cervello che poteva progredire, io facevo fatica, però per l'estrema fiducia che ho nei miei insegnanti ho detto sì, e questa è stata forse la mia ricompensa, nel senso che sì. Cioè, è iniziato proprio da... Cioè, peggio, male, poi... No, è vero. Questa poi lei, io l'ho sempre comunque riconosciuto. Però perché non ho... È una bella cosa che tu dici, nel senso che molte coppie si scoppiano proprio per questi motivi. Esatto. Poi... E siccome l'ho vissuto, avevo paura di ripetere l'ennesimo errore. Però la paura di ripetere l'ennesimo errore probabilmente te ne fa fare degli altri peggiori, o magari simili o analoghi. Perché è come se tu mettessi già le mani avanti e dicevi: guarda, io sono così, faccio così, esatto, non mi interessa niente. Cambia il format, cambia la ballerina, cambiava la nazionalità, però il format alla fine era sempre quello. E poi, per le esperienze che abbiamo vissuto entrambi, trovare anche la combinazione mentale giusta che ti porti al raggiungimento di un obiettivo è faticoso. È faticoso soprattutto per progetti a lungo termine, per ottenere effettivamente dei risultati importanti. Certo. Quello è. Quindi per te non è stato semplice lo stesso? No, assolutamente no. Questo mi viene brutto da dire, l'anno più brutto della mia vita, però mi ha messo veramente in difficoltà. Io sono una persona estremamente paziente, ho tantissima pazienza. Però riconosco che è stata durissima, perché io ci credevo tanto, quindi mi spingeva a questo, ci credevo tanto, quindi ripeto, troppo, alla fine le sue discussioni sono arrivate, noi siamo proprio di un team, credo, inseparabile, quindi sì, siamo, anche perché poi credo sia una coppia a tutti gli effetti, nel senso che bisogna unire due mondi completamente diversi. E quindi non è
così come per le coppie normali non è difficile neanche per le coppie di lavoro o per le coppie di ballo, e quindi ci vuole tanta pazienza da parte di entrambi. Certo. Io ne ho avuto un po' di più, però. Sì. No, questo lascia la vittoria. Ci mancherebbe, anche se mi chiede di tagliare. Voglio che sia pubblico. Grazie, grazie. Ascolta, invece voi mi avete detto che comunque entrambi vi fidate tantissimo, avete ripetuto poi due volte dei vostri insegnanti. Sì, sì. Quanto è bello avere la fiducia piena degli insegnanti, però anche degli insegnanti, quanto aiuterà i vostri insegnanti vedere che comunque voi siete sempre propensi e tranquilli quando loro vi dicono qualcosa. Vai. Sì, però che avrei la parola giusta. Allora, partendo dal presupposto che abbiamo fatto degli errori da allievi, che io posso aver fatto degli errori sicuramente. Partendo da questo presupposto, a volte, benché io mi sia sempre fidato con gli insegnanti, a volte però ero un po' da prendere per le orecchie, un po' come un genitore fa con un figlio, no? Quando magari lui ti dice, occhio che se vai gli sbagli, però tu vuoi andare a sbagliare e quindi lo vuoi fare proprio bene, con tutte le scarpe ci vuoi cadere dentro. E dal punto di vista affettivo, questo è un punto che va assolutamente a favore, nel senso che l'estrema fiducia, anche se tu magari vuoi sbagliare, fidandoti sbagli un po' meno, ok? È più facile sbagliare quando tu non ti fidi dei tuoi insegnanti, ok? Quindi la combinazione tra la parte affettiva e la parte professionale ha fatto in modo che certi errori magari non accadessero, o magari non errori poi così gravi. Perché comunque ti facevano ragionare? Questo sì, sicuramente. Delle volte, ripeto, sono stato preso per le orecchie, delle altre invece era un sì immediato. Pur magari non essendo neanche completamente d'accordo, un po' come quando un padre e una madre ti dicono non fare questo, tu puoi non essere d'accordo, però poi certo. In seguito capisci che avevano... Sì, in seguito capisci poi che avevano ragione. Questo è... Non peraltro i coach servono a questo, i maestri insegnano anche questo, non solo la parte artistica. Dovrebbero insegnare questo. Io personalmente, e credo di poter parlare anche per lei, io non ho mai cambiato i miei insegnanti. C'è stata giusto un breve frangente in cui io si era concluso il periodo della scuola di danza in paese, e quindi avevo provato in una scuola che all'epoca era anche abbastanza rinomata, ma parlo di 2 mesi letteralmente, poi sono fuggito lì, ho smesso per un periodo e poi sono tornato a casa. Però penso di poter parlare anche per lei, perché lei venga da un percorso un pochino diverso con altri maestri. Posso ritenermi assolutamente molto fortunato, sia a livello umano che a livello professionale. Questo è stato fondamentale per me, perché poi il ballo passa, la vita passa, la carriera si interrompe, però i rapporti sono quelli che magari un domani continueranno, e quindi questo è secondo me la coppa più bella. Non c'è fisicamente, però è una vittoria molto importante. Questo è il mio. Sì, sì, sono d'accordo in tutto. Ok. No, è troppo facile. Ti ho lasciato parlare per 2, la domanda era 1, ma la lascio a te. Quindi adesso devo trovare una domanda da fare solo a te. Scherzo. Ascolta, cosa ti ha fatto scegliere di ballare con lui? Allora, in realtà, oddio, aspetta, non è stata una scelta mia, nel senso, io ballavo in una classe molto inferiore rispetto a lui, perché ero in A2 addirittura, avevamo appena finito la nata per poter passare in A1, poi sono successi dei problemi con il mio ballerino, non siamo andati avanti, o forse avevamo fatto il campionato e non era andato bene, insomma, adesso non ricordo, quindi per me lui era
Guarda, mi scoccio a dirlo, ma inarrivabile. Nel senso, era molto più avanti, con un'esperienza, quelle ballerine che aveva per me erano proprio bravissime, ok? Io sono arrivata molto dopo di lui nella scuola, quindi... Ripeto, inarrivabile, però... Era un'ambizione. Era un'ambizione. Certo. Quindi quando me l'hanno proposto, cioè adesso passando di qui dico un po' meno, però all'epoca devo riconoscere che... C'ero mortificata quando me l'avevano proposto. Mortificata in che senso? Mortificata in senso buono della serie, sarò in grado. Per quello che ho detto prima, io ci credevo tanto, ma perché per me, cioè, perché io lo vedevo, lui aveva la mia stessa mentalità. Cioè, lo riconoscevo questo. Magari lui in me non lo riconosceva, però io in lui sì, perché vedevo anche le problematiche che lui aveva con le vecchie ballerine. Quindi io dicevo... Cavolo, cioè la pensiamo uguale. Poi vabbè, prima di ballare insieme non andavamo proprio d'accordo, questa è la verità, giusto? Sì, sì, l'abbiamo palesato con il tempo che abbiamo iniziato. Non avevamo un bellissimo rapporto. Però appena me l'hanno chiesto, ho subito sì. Uno, perché mi fido ciecamente dei miei insegnanti, e due, perché ripeto, per me c'era l'opportunità della vita, la verità. Certo. Sì. Non montarti la testa, poi bene, persone di voi dici un po' meno. Poi una cosa che voglio chiedervi è, voi avete iniziato a ballare nel 2017, avete detto, avete fatto subito gare in quell'anno, oppure avete aspettato di prepararvi per poter iniziare? No, noi abbiamo iniziato insieme ad ottobre e noi abbiamo fatto dicembre e Merano. Cioè, Merano, tra l'altro, quell'anno mi pare fosse intorno all'11, metà. Sì, ma poi abbiamo iniziato le coreografie. Abbiamo fatto le coreografie e siamo lanciati subito alla... Quindi proprio... Sì. Invece, in Sardegna ballavate? O avete fatto solo gare Italia, estero? Allora, no. Abbiamo fatto un'esibizione in Sardegna a un campionato regionale del 2018. Basta. No, Luigi, abbiamo ballato anche a Olbia. Abbiamo ballato anche a Olbia 2019. Comunque la maggior parte delle gare le avete fatte fuori. Sì. Okay, l'avete fatto per scelta o perché pensate che magari qua sia, tra virgolette, passatemi il termine, inutile fare gara? No, inutile no. No, è inutile nel senso che magari vai lì alla gara, ti ritrovi da solo a fare esibizione, magari non hai lo stimolo di voler ballare. Non inutile nel senso... Per me magari quello sì, cioè ritrovarsi da solo non è il massimo, però... No, io invece no, penso che qualsiasi occasione sia un'occasione stimolante. Ballare a casa qui ha sempre quella emozione in più, anche perché quando è capitato magari di ballare a Cagliari potevano venire a vederci i nostri genitori, quindi questo è importante perché... Il 99% del lavoro è anche grazie a loro. Li ripaghi, quindi sapere magari che ti possono vedere fare quello che poi loro hanno finanziato e hanno anche supportato a livello emotivo, mentale, eccetera, non è una brutta cosa. Quindi sì, non ci sono state onestamente grandi occasioni perché posto quel campionato regionale e la gara di Olbia, poi dopo sì, esatto, non credo che ci fosse. No, cioè, abbiamo parlato due volte. Abbiamo parlato due volte a Olbia anche. Quindi, sì. No, due. Ma una volta era l'edizione, no? No, abbiamo fatto la gara quella che tu avevi, l'abito nero. Siamo entrati nel dettaglio. No, se ce ne fossero state altre di occasioni le avremmo... Sì, molto probabilmente sì, anzi. Anche perché fare le gare anche se in Italia è comunque... Sì, ok, è un obiettivo, però è sempre un obiettivo che a noi personalmente saltare il mare costa sempre un po' di più. Quindi aver avuto magari che ci siano delle occasioni in più per ballare qua è un obiettivo comunque buono.
Parlatemi un po' di, della vostra routine giornaliera. Pre-pandemia o post? Facciamo che questi quest'anno e mezzo o due siano... Racconta. No, racconta. Allora, la routine era, come ho detto lì prima, era impegnativa, ok? Noi allenavamo tutti i giorni, non solo il latino, Noi facevamo poco prima poi della pandemia, quindi prima che tutto venisse sconvolto a livello di piani lavorativi e organizzativi, allenavamo tutte le mattine dalle 9:30 in poi, sino all'una, alle 9. Dipende poi dai periodi. Se c'è una criminalità bisogna aumentare, non si fa mai a diminuire. E noi concentravamo prevalentemente tutto nella mattina, perché quella sera lei rientrava all'istanbul, io rientravo a casa con un viaggio differente, onestamente, però entrambi lavoriamo, quindi tutta la mattina. La routine, noi oltre ad allenarci magari con i collettivi di performance, eccetera, magari concentravamo 2 giorni così, poi le lezioni private, poi facevamo classico la mattina, preparazione atletica e poi allenamento libero. Diciamo che la giornata era abbastanza organizzata. Certo, perché comunque è giusto fare anche altro, oltre che allenare solamente la performance e magari la lezione. Assolutamente sì. Sì, Sono tutte assolutamente. componenti che vanno ad aggiungere un qualcosa al tuo ballo, quindi è essenziale prepararsi a livello atletico, così come in qualsiasi altro sport, è essenziale prepararsi a livello artistico con la danza classica, se si ha la possibilità, o col pilates, insomma, sono tutte discipline che vanno ad aumentare la tua performance e il tuo ballo. Sembra che tolgano tempo, ma in realtà non tolgono tempo, anzi, aiutano molto di più, quindi sì, assolutamente sì. Questo è verissimo. Lei poi viene da un percorso di classico un pochino più lungo rispetto al mio. Io ho iniziato da grande, è stato anche terrificante iniziare da grande con la classica. Bellissimo, l'amore della mia vita. Però, no, per me no. Però riconosco che è fatto bene, o comunque una volta che poi entri dentro un determinato meccanismo, allora ne riconosci e ne apprezzi anche l'utilità. Lì per lì era un po', è stato un Beh, iniziare immagino po'. Sì, sì, proprio. a parte a livello fisico, perché. Vabbè, la componente fisica poi nella danza classica ci cioè apriamo un po' più manuale. Sì, vabbè. Però poi dopo anche l'aspetto mentale, perché vieni da un mondo in cui devi buttare fuori tutto quello che è il tuo essere, l'indole, e invece lì te la devi tutta rimangiare, la devi tenere anche nascosta bene, proprio di una compostezza unica. Io degli allievi che vanno, non so se fare il coreutico, dove fanno danza classica, cioè, mi dicono, cioè, dobbiamo fare proprio l'esatto opposto di quello che Per dobbiamo alcune fare. cose l'esatto opposto. Quindi, sì, però mi rendo conto che poi comunque serve tanto anche per quanto riguarda molte volte la postura, ti ritrovi lì con magari una persona che prima ti veniva a scuola era un po' più moscia, adesso invece è bella. Ci sta, ci sta. Una delle gare che avete sentito di più e che vi è piaciuta di più? Mavi ne ho infinita, perché io ne ho una, ne vado molto fiera di questa. È per me il mondiale di Mosca, quello show. Dico anche questo, che per me lo show è molto più sentito a livello personale. Sì, Sì, preferisci. io proprio amo fare show, mi piace un sacco, credo sia proprio il massimo per me, perché riesco a interpretare molto di più, quindi per me quella è stata la gara del cuore, spero di rifarla tra breve, speriamo. Speriamo. Però sì, è stata proprio bellissima, inspiegabile, bellissima. Vai, inizia ad elencare le tue, No, ce adesso se non elenco, anche perché non è che, cioè, umilmente parlando, non è che abbiamo questa ne No, certo, sfilza di vabbè, trofei e no, che siamo vabbè, comunque però. con i piedi abbastanza per terra, però abbiamo delle gare, io ne ho effettivamente più di una, perché per certe gare ho vissuto proprio un'emozione un pochino più forte, come magari gli assoluti, il mondiale ovviamente. Io per livello emotivo sono estremo, quindi magari una cosa anche carina la vivo molto bene. Sulle giostre. Sì, esatto.
siamo un po' diversi su questo. Sì, parecchio. E una cosa invece un po' giù, la vivo male. Male. Okay. Non riesci a trovare la via di mezzo. È un dramma. Prima no, poi piano piano questo riconosciamo, questo è doveroso dirlo, per la preparazione al campionato del mondo abbiamo fatto per Mosca. Abbiamo fatto un percorso con una psicologa sportiva che ci ha preso in mano da aprile, l'aprile precedente, concludendosi poi a dicembre. E lei ha fatto trovare in noi il giusto equilibrio a livello emotivo. Sì. Lei per i suoi limiti, io per i miei, perché tutti noi abbiamo dei limiti emotivi, dei limiti personali, dei limiti caratteriali. Quindi lei ci ha proprio dato una mano. Sì. Quindi adesso non estremizzo più, no? Però il mio elenco rimane. Sì, sì, il suo elenco. Io neanche me ne ricordo queste gare. Molto grave. Sì, te ne racconto una, è stato bellissimo, certo. All'assoluto. Ci chiamano per i 24, che... Boh, per me, sinceramente... Per me non era più così ovvio e scontato, anche perché era effettivamente il secondo che facevamo. Ma non perché fosse ovvio e scontato? No, sì, sì, ho capito cosa dicevo. Ma se dicevo di farlo in maniera diversa. Quindi io arrivo da lei nello spogliatoio, eravamo a Foligno, che tu conosci, così stretto, quindi faccio una corsa enorme, ho detto Ila siamo nei 24, lei si stava mettendo il rossetto, a parte che chi gliel'aveva detto che era nel 24, non lo so, però si stava senso femminile, si stava ritruccando, stava risistemando il trucco, e gli ho detto Ila siamo nei 24, e lei, ah ok. Sì, per me era un po', certo, ma non... Sì, russa. Russa. Ma io pianto 5 minuti, ma perché per me era... Sì. Lo volevo proprio fare, quindi personalmente mi sentivo felice. Per me invece è stata così Mosca. A Mosca forse eravamo all'opposto. Sì, esatto. Ci sentivi... A Mosca ho pianto io. Io non me lo aspettavo, ma è io ero proprio... Perché per me quello era l'obiettivo, l'ho raggiunto e quindi... Cioè, felicissimo. Per gli assoluti, cioè... Sì, 24, ma non è un risultato. No, certo che no, non è che l'ho vinto. Allora, magari primi, secondi, un po', 24. Sì, hai ragione, però io l'avevo per me era un'emozione forte, però, quella, quindi l'ho vissuta. Sì, cioè, per come state parlando, io conosco un po' più Maurizio, sì. Non ci conosciamo benissimo, però conosco un po' più Maurizio. Però per come avete parlato, per quello che mi sembra, la cosa positiva è che voi, visto da fuori, e poi non so se sia così, però visto da fuori, voi ballate proprio per voi. Nel senso per una questione personale, è una cosa che proprio sentite, perché comunque molti mi dicono, vedi come tu dici, vabbè sì 24 non è, però lui magari ci teneva talmente tanto a fare 24, sì, per lui è stato come fare la finale, sì, sì. Perché era praticamente quello che voleva e quello che magari si era prefissato, quindi è bella questa cosa, perché secondo me questo è il messaggio che deve passare. Cioè, si deve ballare perché piace, poi perché dite del cielo, si balla per il risultato. Non è che si dice, ok, faccio i 48, va bene. Però la cosa fondamentale, la cosa principale, perché credo che quello che vi abbia spinto a continuare a ballare sia questo. Sì, anche perché... spinge ancora. Che vi spinge ancora. Anche perché... Io sono 2 anni, siamo molto pesanti. Sì, a parte il discorso Covid, il discorso pandemia, nella carriera credo di qualsiasi ballerino, poi che sia alle prime armi o al campione del mondo, credo che ci sia un elenco molto molto lungo di motivi per cui poter smettere. Se dovessimo o avessimo dovuto dare retta a tutti a quei motivi, credo che avremmo smesso tutti molto molto prima, perché essendo uno sport in cui prevale il lato artistico non è un lato oggettivo, è un lato soggettivo. Quindi quello che magari è giusto per me, per lei non lo è, per te invece va bene, a metà. Quindi è una... Sì, è molto difficile. È difficile. Mi approfitto. Se voi dovessi giudicare una coppia, giudicare non in una gara, però io vi metto una coppia qua e vi chiedo, la prima cosa che guardate è il lato artistico o la tecnica? Guardi entrambi per carità, però cosa ti colpisce per te, immagino? A me forse il lato artistico. Certo, mi hai detto che sono molto fissata con la tecnica. Certo. Però poi alla fine credo che ballare sia uno scorrere di emozioni. E quindi secondo me è importante sempre trasmettere qualcosa, ed è sempre quello che cerco di insegnare. Innanzitutto provare qualcosa,
quando si balla, ma poi anche riuscire a trasmetterlo. Quindi, boh, credo che sì, guarderei più il lato artistico. Vado? Io credo che invece guarderei il complesso, guarderei quello che mi arriva. Come ho detto prima, io sono una persona molto emotiva in entrambi i sensi, quindi guardare una coppia mi capita, prendo ad esempio, mi capita di guardare dei video sui social o su YouTube e di vedere magari delle coppie di spessore che però non mi danno quella sensazione, quell'emozione che a me, che io magari mi aspetto di vedere. Certo. Così come invece mi capita magari di vedere sempre delle coppie X, magari non rinomate, certo, sì, che magari mi trasmettono effettivamente un'emozione molto più importante. Per cui dico, questo è sempre soggettivo. Quindi tu guardi il lato artistico, alla fin fine. Sì, quello che gli emoziona, quindi sì, certo. Sì. Però è anche vero che sono un amante del bello, quindi se vedo un aspetto estetico... Certo, mi emozioni, però poi... Ci mancherebbe, no? E poi dico, non riesco a rispondere davvero a solo un indirizzo. Credo che nella totalità della mia visione riuscirei a canalizzare la risposta. Tu mi hai detto che preferisci lo show perché preferisci l'atto artistico. Sì. E mi ha detto che comunque per te il ballo deve essere un susseguirsi di emozioni. Se tu dovessi spiegarlo ad un ballerino, ad una ballerina, come glielo spieghi? Come glielo fai capire? Sia quello che magari intendi tu, o se lui viene da te e ti dice io voglio fare lo show e voglio esprimere il tutto. Okay. Come glielo spieghiamo? Allora, innanzitutto credo ci sia da fare... Prima ancora di mettersi a ballare, credo ci sia da fare proprio un lavoro mentale, nel senso, io parlo del mio personaggio, certo. La verità, mi calza a pennello, quindi Massi e Delvin in questo sono stati eccezionali, nel senso che cercano dei personaggi che davvero ti calzano. Scusa, non posso. La serie tu, sei vecchio. No, ma perché sei io... grande, puoi fare il nome. Diciamo lo che rappresentiamo una bambina, io sono la bambina e lui è mio nonno. Ecco perché sei partito all'inizio con io sono più piccolo. Capito? Questa cosa, tu hai voglia di ritirarla, ma è serio. Quindi dicevo, mi avete interrotto. Scusami, perdono. Innanzitutto c'è da fare un grossissimo lavoro mentale. Cioè, per esempio, mi ricordo che quando Massi ci aveva proposto i personaggi, io non sapevo inizialmente da dove partire, questa è la verità. Quindi cosa ho fatto? Ho cercato dentro di me di ricordarmi quando ero bambina qual era la mia attitudine. Io ero una scassa Maroni, si può dire? Certo. Ero un po', lo so, ma no, pensavo di non aver sentito bene. Ero quindi molto allegra, e quindi ho fatto davvero sono proprio ritornata indietro col tempo per cercare di mettere il mio vissuto, visto che potevo, all'interno del mio personaggio. E quindi per me è stato un po' difficile all'inizio, però poi una volta che entri in questo meccanismo ti viene quasi naturale. Cioè adesso io siamo da tanto senza provarlo, ma se dovesse partire la musica riprenderei subito in mano quelle sensazioni, quelle emozioni, il mio, ripeto, essere bambina, essere in certi punti dello show allegra o essere arrabbiata. Quindi ripeto, secondo me il lavoro dell'interpretazione, soprattutto negli show, perché a livello di latino è un po' più complesso, nei 5 balli. A livello dello show io lo trovo un po' più semplice perché hai un unico personaggio, in 3 balli, quindi già non sono 5, oltretutto i nostri 5 sono molto diversi tra di loro, secondo me. E il filo conduttore è sempre solo uno, cioè nel senso io faccio la bambina, in grosso modo, e rimane quello per 3 minuti, non devo poi cambiare chissà cosa, ok? Quindi nello show forse è un po' più semplice. Quindi sì, credo ci sia da fare un grosso lavoro mentale, prima di tutto.
poi vabbè, le cose più classiche, mettersi davanti allo specchio, cioè mi ricordo che guidavo e abbassavo lo specchietto e provavo tutte le facce, questa mi piace, questa non mi piace, questa la sento più mia, questa non la sento mia perché non mi rappresenta. Sì, è stato un lavoro faticoso, però molto, a me ripaga tanto fare un lavoro del genere, perché riesco ad uscire un po' di più dai standard dei 5 balli, ecco, io lavoro di più in questo modo. E invece per quanto riguarda i 5 balli, qual è quello che sentivi più tuo? Più mio? Boh, non saprei, forse Rumba Jive. Rumba Jive? Sì, che sono diversissimi, però sì. Credo sì, Rumba e Jive sono quelli che mi rispecchiano di più. Se ti dovessi fare la stessa domanda, cioè tu ti dovevi, vecchio, ti dovresti porre... Per me è stato molto complicato. Questa è stata per me una difficoltà per due motivi. Il primo perché non sono mai stato un nonno. Perché mi manca prima il passaggio di essere padre, eventualmente essere il nonno. E il secondo perché non ho la sua vena artistica. Non sono così... Sì, meno predisposto. Esattamente. Quindi io ho fatto un lavoro di visualizzazione pratica, perché io ho una nipotina piccola, poi all'epoca, ora ne ha 5, ma 2 anni fa ne aveva 3. E quindi, non avendo vissuto con i miei nonni, perché io un nonno non l'ho conosciuto, l'altro... L'ho conosciuto e vissuto, però avevo un carattere estremamente impostato, quindi non lo vedevo, con noi nipoti non aveva un'interazione per cui io potessi avere o dei ricordi o delle memorie o delle spunte, no? Certo. E quindi ho iniziato ad osservare mio padre, ho iniziato ad osservare papà nella sua interazione con mia nipote e quindi mi sono fatto più o meno un'idea quello che potesse essere poi la costruzione del mio personaggio. Questo è stato un po'... Secondo me si vive tanto anche di immaginazione. Sicuramente cioè, sì. Secondo me all'opposto io avrei vissuto molto più di immaginazione, forse. Credo. Forse perché tu sei, diciamo, forse un po' più predisposta per, sì, probabilmente per sì, questo, quindi l'avresti affrontato magari in modo, sì, in modo diverso. E invece, per quanto riguarda i 5 balli, il mio favorito in assoluto è il caso da buona persona nervosa, quale sono? Certo, più opposti. Però anche Samba faceva parecchio. Poi, ora, diciamo che io, cioè, con l'esperienza, certo, con l'età, però c'è sempre uno preferito magari. Sì, sì. Prima facevo molti periodi solo con quello, solo con un altro, solo con quell'altro. Adesso invece ci sono più o meno bianchi, il passo da dove mi rimane negli indoli. Se posso, progetti futuri? Questo ci piacerebbe saperlo. Ti spiego perché. Perché dal campionato italiano di Rimini, dello show, non abbiamo notizie al momento per quanto riguarda il mondiale. Purtroppo sì. Quindi siete in attesa. Siamo in attesa di... Certo. Di gare, in attesa di programmi, sì, perché in realtà in questo momento stiamo un pochino brancolando nel buio, perché da che poi siamo passati professionisti, quindi subito, in realtà subito dopo il mondiale, poi a marzo abbiamo chiuso, quindi non abbiamo avuto modo né di allenare né di mettere in piedi degli obiettivi concreti e abbiamo fatto forse 3 gare. Abbiamo fatto una gara di show e 2 gare di latino. Sì, da che abbiamo ripreso, sì. Andando proprio a cercarle anche una gara anche un po' improbabile come il mondiale 5 pali, sì, di latino, sì. È stata un'esperienza... Com'è stato? Da vivere è molto bella, sì. Veramente molto molto bella. Sì, anche perché cioè, dopo 2 anni alla fine, perché per noi sono davvero 2 anni, perché l'ultima gara è stata a dicembre a Mosca. Per noi quella era stata l'ultima gara, quindi può anche ripartire, ritruccarsi, ripararsi, rivivere, è stata bello, una bellissima esperienza, sì. Poi vabbè, all'estero è sempre tutto più magico, secondo me. Il pubblico è diverso, è sentita, sì, l'atmosfera. È stata, l'esperienza era
era, è stata proprio bella da vivere, nel senso che la gara era sentitissima da, da proprio chiunque, c'era un pubblico esagerato a cui noi siamo, non siamo abituati, i tavoli, o meglio, non tutti i ballerini sono abituati. Sì, sì, certo, qualcuno, sì, sì, qualcuno magari che ha il piacere di ballare a Blackpool piuttosto che a UK, piuttosto che in altre gare simili, magari lì il pubblico è un pochino più presente e anche più numeroso. Magari noi non è capitata l'occasione per ovvie ragioni di ballare con un pubblico simile, quindi trovarci lì con 2.000-3.000 persone è stata un'esperienza assolutamente sentita. Poi il risultato va bene, non è stato sferico, però è stata proprio a livello più formativo come, sì, esatto, come... come ballerini, piuttosto che come... Certo, poi forse qui non siamo neanche, cioè non abbiamo neanche le strutture, o se ce le abbiamo non le utilizziamo, abbiamo le forse strutture, sì, adatte, nel senso, sì, che ok, il palazzetto può essere bello per tutti, pare, però cioè, quando hai la gente vicina, per una persona che balla è diverso, e poi tu dirai ok, hai la gente vicina, però magari non hai quelle 1.000 persone che fanno il tifo per tutti, esatto, quelli che stanno ballando, cioè sono lì, si guardano la gara. Esatto. Ma magari capita che facciano il tifo solo ad alcuni, esatto, quindi si creano i pariti in mezzo a male, certo, le solite cose. Tu magari fai la presentazione via Borizia in aria, bravo, e non senti nulla, sì, ti cade un po'. Sì, sì. E questo è una persona italiana, sì, me, questo è vero, capita, questo ce lo dobbiamo imparare. Capita più o meno ovunque, lì in Germania, così come ci è capitato a Mosca, è stato... C'era palese, per esempio, chi vincesse, però il tifo che facevano, sì, per Gabriele e Anna lo facevano per noi, lo facevano per, esatto, altre coppie, quindi quello è un po'... Esatto, crea l'atmosfera giusta. Sì, ma poi ti alleggerisce un attimino anche quella parte di tensione che hai nel ballare una gara simile, sì, che benché non ci aspettassimo assolutamente niente, però a livello emotivo l'emozione è carica uguale, quindi... lì smorza un attimino gli stati, per noi è stato veramente bello, poi per tutte quelle persone sedute, secondo me che conoscessero effettivamente i ballerini iscritti alla gara erano forse veramente poche, sì, c'erano tutte persone comunissime, ah, sedute al tavolo, il piacere di, esatto, di andare a vedere e guardare, e questo è uno scambio, questo, esatto, è uno scambio sia per loro perché si godono lo spettacolo, sia per noi che ne ricaviamo delle emozioni belle, perché ci credo bene, sì, ci credo bene, come hai detto tu, presentarti e poi magari c'è quello che si gira dall'altra parte solo perché magari non, esatto, sei, solo perché non, sì, facciamo lezioni con noi, perché questo è, sì, questo è il messaggio giusto, questo è bello, è bello. Questo è peccato. Sì, è un peccato perché ne perde non tanto noi o comunque i ballerini, ne perde in generale il sistema, comunque il format della gara. Cioè, secondo voi perché, un parere personale ovviamente, secondo voi perché comunque si sta perdendo un po' il fatto di ballare in generale, e poi soprattutto in coppia, cioè prima quando sì, ci conoscevamo, cioè eravamo... Anche in Sardegna eravamo batterie su batterie, cioè non parlo solo della Sardegna, parlo in generale, perché comunque magari in Sardegna ne risentiamo di più perché siamo meno, certo, in generale, sì, certo, fuori, questa cosa. C'è un motivo, secondo voi, o è una cosa naturale? Io credo una cosa, io credo che ci siano dei periodi e dei cicli per tutto, per tutti gli sport, ci sono dei periodi in cui certi sport sono più battuti rispetto ad altri. Quello che però in questo momento sta creando parecchia differenza, perché magari da ballerini lo viviamo meno data l'età, data forse il target di gare che magari possiamo fare, lo viviamo però come insegnanti, e il fatto che numericamente i ragazzi, gli atleti siano molto meno rispetto a prima, credo che sia per certi versi un po' fisiologico, nel senso che a volte
dei cicli proprio lunghi di vita, magari hanno più ballerini rispetto ad altri. Penso che sia un po', vorrei trovare le parole giuste, però credo che sia un po' declinata l'idea del rispetto gerarchico, sia declinata l'idea del rispetto professionale, sia declinata l'idea, secondo me, anche dell'interazione tra i ballerini, e sia declinata proprio l'idea del piacere di ballare. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Questo nasce, secondo me, da diversi fattori esterni, che se dovessimo analizzare l'intervista durerebbe 6 giorni. Esatto. Forse. Però forse. Sì, se sì, facessimo una sì, sintesi. Sì, certo, certo. Però credo che sia questo, sia un gran peccato. Sia un gran peccato, perché perdere lo stimolo, sia per i ballerini, sia per gli insegnanti, sia per i genitori che si approcciano a portare i figli in questo sport, sia un gran peccato. Queste sono conseguenze che, quelle che paghiamo oggi, sono le conseguenze di anni dietro, certo. Qui magari... No, chiedo perché molti mi dicono che secondo loro comunque hanno una loro visione e dicono che sì, magari c'è anche meno gente che balla, però fondamentalmente non si è cambiato tanto. Quindi chiedo perché comunque ognuno, credo che magari nel suo, cosa ne so, adesso sta andando molto di più la parte del coreografico, quindi chi ha una scuola magari dove fa solo coreografico si ritrova con magari tante persone che vanno a fare, quindi dicono no, cioè per come la vedo io, secondo me anzi si sta aprendo. Dal punto di vista del coreografico, certamente. Dal punto di vista delle coppie, certo. Cioè, non possiamo dire diversamente. Diciamo che è abbastanza persone, diciamo, fatica, certo, sì, abbastanza triste la situazione. È da riconoscere. Ed è faticoso anche solo il pensiero che, secondo me, non si trovi nemmeno più a cercare un ballerino o a cercare una ballerina. Questo è molto triste. Poi saremo di vecchio stampo noi che vogliamo tutti questi far ballare tutti quanti in coppia. Volevo far notare che adesso è vecchio. No, è vero. Ce l'abbiamo fatto. È vero, saremo vecchio stampo, nel senso che magari davvero quello il futuro è per noi è ancora difficile da accettare, perché il coreografico ha una sua importanza. Certo, per carità, no. Nulla togliere a niente. Però è vero che secondo me, quello che cerco sempre di insegnare anch'io, però ripeto anche con le mie stesse allievi, le difficoltà, le emozioni e le esperienze che ti può dare un ballo di coppia, per ora, certo. Perché qui non si sa, per ora il coreografico non te lo può dare. Io penso che si potrà evolvere in qualsiasi modo. Cioè nel positivo, negativo, certo. Nel bene, nel male, diventeranno fantastici o lo sono già con il coreografico, va bene tutto. Però comunque il provare ad avere un'affinità con un ballerino, una ballerina, se lo fai da solo, non puoi, sono due cose diverse. Esatto, è come se tu dici, ok, io sono fidanzato. Fidanzata da sola, se sei fidanzata da sola non è lo stesso, non vivi i problemi, non vivi la felicità, non vivi. E credo che più o meno sia. Puoi condurre una bella vita, ma se certo. Poi ognuno dice, ok, io sto bene così, sì. A me piace fare quello, perfetto, certo. Cioè, non nulla a togliere. Quindi voi avete anche delle scuole? Sì. Una a Oristano e una a Monserrato. A Monserrato. La mia di Simagis, non proprio Oristano. Oristano e Simagis. Com'è avere degli allievi? Da allievi, com'è avere degli allievi? Impegnativo, però ripeto sempre, appagante. Certo. Impegnativo e appagante. Sì. Ti danno tanto, almeno a me danno tanto, tutti, indistintamente dall'età, dalla provenienza, da quanti anni ci siano, ognuno mi ha sempre insegnato qualcosa. Quindi, sì, è un bel lavoro. L'ha concluso così. Idem. Sì. Onestamente sì. Danno tanto, è impegnativo, perché comunque avere degli allievi è impegnativo.
poi magari quelli che fanno gare li devi seguire maggiormente, devi essere molto più disponibile, però alla fine ti danno anche tante soddisfazioni. Diciamo che la moneta la moneta di ricezione, quello che ne hai in ricambio vale veramente molto di più di quello che poi spendi a livello di energie per l'aspetto. Certo, poi comunque. L'aspetto del complesso, perché non è che da insegnante ti limiti, questo tutti, si limitano ad insegnare quello che per l'insegnante è corretto. C'è dietro anche magari un periodo non dell'allievo, quindi fai un po' da psicologo, un po' da nutrizionista, un po' da. Un po' da sindaco, un po' da commercialista, diciamo che avere le scuole. Un po' da papà, un po'. Sì, diciamo che avere le scuole non è una passeggiata, però. È il lavoro che comunque abbiamo scelto, certo. Questo sì, sono bravo. Con estremo piacere. Ci credo, ci credo. Una domanda difficilissima, oddio, prima di chiudere. No, si scherza, non è vero. È la domanda classica che faccio a tutti prima di chiudere. Un consiglio per qualsiasi bambino che si avvicina alla danza o che singolarmente non rispondere. No. Non rispondere assieme. Smetti di... Comincia a... Continua... Cioè, devo rispondere a questa cosa? Devi completare. Smetti di. Smetti di. Puoi far rispondere prima a lui se puoi. Sì, sì, sai. Pensaci bene, puoi dire. Sì, sì, fai bene. Senza copiare, non puoi copiare, non puoi dire la stessa cosa. Smetti di, io risponderei... Smetti di trovare scuse o giustificazioni. Comincia. Questa è bellina. On time? No, assolutamente. Io non so cosa rispondere. Comincia a fare chiarezza sugli obiettivi da raggiungere, perché questo secondo me è fondamentale. Continua. E continua ad allenarti. Quello lo per forza. Adesso non so, smetti di. Non posso avere così tanto da smettere. La prima che ti è venuta in mente? È anche un discorso complesso, quindi no, deve essere più. Io puoi farmi il discorso, cioè, se vuoi argomentarlo, puoi dirlo. Che a seconda delle giornate, smetti di ballare. Ballare, ma non avvicinarti, non avvicinare al ballo, per carità. Smetti di preoccuparti. Ok. C'è tanta... Posso argomentare? Certo. C'è tanta preoccupazione, questa la vivo da ballerina. Ogni tanto capita anche a me le preoccupazioni del risultato, di quello che sarà. Io sono molto... Non mi piace dire che credo nel destino, però credo che tutto poi vada nel giusto verso, nel verso giusto. Quindi smetti di preoccuparti. Comincia a emozionarti in linea con la certo. Intervista. Continua a non poter allenarti. Praticare. Continua a praticare la danza. Furbacchiona. C'è. Alla fine ce l'ha fatta. Grazie mille. Grazie a te. È stato un piacere. Grazie. Grazie.